Siete di nuovo in diretta a Citofonata di Nolfi, dove in collegamento l'ospite di questa mattina è il leader dei formattatori del PDL. Quelli, insomma, non ne possono più di essere tirati dentro tutti questi scandali. Sono giovani, vorrebbero fare politica nel centrodestra immaginando un orizzonte nuovo. Sono il leader di quelli che non ne possono più. È Alessandro Cattaneo, che fa il sindaco di Pavia. Pensate, eletto sindaco a 29 anni. Pavia è una città, non è un borgo, diciamo così. Non è Vitorchiano, con tutto il rispetto per gli amici di Vitorchiano che ci seguono sicuramente. E adesso va da Alfano. A che ora avete l'appuntamento con Alfano, Alessandro? 10 del mattino, quindi tra un po' devi mollarci, insomma. Però andare a dirgli sostanzialmente cosa? Non ne possiamo più. Guarda, ti basta, diciamo, fatela finita. È un gruppo di sindaci, quindi siamo anche persone con sostanza, con una faccia, ribadisco, che ogni giorno ci mettiamo. Andiamo a dirgli che da un lato non se ne può più, che bisogna, ma per il bene del PDL, per il bene di questo progetto politico in cui tanti hanno avuto fiducia e vorrebbero ritornare ad averla, servono delle scelte forti, di discontinuità vera. E quindi questo noi lo dobbiamo chiedere anche in maniera perentoria. Andiamo a dire che una classe dirigente, un'ancora di salvezza per il PDL potrebbe esserci, è rappresentata dai tanti che sul territorio lo fanno politica con vera passione. Ne abbiamo tantissimi anche nel PDL, perché in 8.000 comuni italiani ci sono assessori, consiglieri, perché per 4 lire, ma veramente 4 lire, passano serate, nottate a discutere, a dibattersi proprio la propria comunità. Spesso invece tutto questo patrimonio si lascia da parte per aderire, assecondare altre logiche di potere, che poi anche sul termine potere in Italia bisognerebbe riflettere cosa intendiamo anche noi italiani col potere. E comunque, ecco, quel tipo di spettacolo cui assistiamo, ahimè, spesso e costantemente sui giornali. Io credo voi non siete Batman, per capirci, voi non siete Batman, ecco, diciamo. No, scegliete altri supereroi, ecco. sì, supereroi un po' più sobri con chi si rimboccano le maniche, quindi assolutamente lontani da quell'immagine. Senti, ma fammi una previsione, oggi arrivano queste dimissioni da Polverini, secondo te, o così a naso, ad aria, a te che conosci un po' come funziona l'ambiente, oppure Berlusconi la riesce a stoppare? Proprio previsione, non chiedo il tuo auspicio, fammi il politologo, perché tanto so di affidarmi a uno che ne capisce. Le previsioni sono che no, oggi secondo me non arrivano ancora, oggi secondo me non arrivano, però vediamo. Io continuo a sperare in un battito d'ali del partito. Io sono stato eletto a 29 anni, no? Dicevi, è stato anche merito del simbolo PDL e del nome Berlusconi, che per tanto tempo ha attirato moltissimi elettori. Io voglio che il mio partito, che sia un partito di destra, liberale, una vocazione che cerca di guardare la centralità della persona, delle imprese, e una certa visione dello Stato, ecco, che questo partito continui ad essere un partito di maggioranza, che riesca ad andare anche oltre a ciò che è stato Berlusconi, perché è normale, anzi io credo che sia anche nel suo interesse, nel suo sogno, quello di mettere in piedi una realtà che poi duri. Però per fare questo oggi bisogna, rispetto ai cittadini, insomma, davvero non esitare di fronte a certe situazioni. Il candidato deve essere lui, deve essere Berlusconi nelle prossime elezioni politiche? Ma su questo noi siamo stati molto chiari. Noi apprezzavamo quel percorso che si era avviato con un passo indietro di Berlusconi dal partito, un leader di 40 anni. Noi pensavamo che quella potesse essere la strada giusta, quindi non lo neghiamo che tutto quello che è successo dopo per noi si è trattato di un ripensamento, di una sospensione degli eventi che non certamente ha rallentato un processo che viceversa doveva essere salutare. Se Berlusconi torna in campo nel centro-destra del PDL, sarebbe secondo me pleonastico chiedere alle primarie per Berlusconi, cioè, come dire, io ho le cose vere, non le finte competizioni.
però il tema delle primarie rimarrebbe per tutti la scelta di quadri, per la scelta, per esempio, io un'altra cosa che temo è che rimanga questa legge elettorale al porcellum. Allora facciamo le primarie per decidere chi ci va, però, in queste maledette liste bloccate. Quindi il processo di rinnovamento deve essere più forte degli eventi, dei singoli, però il percorso bisogna farlo, perché se invece si sta fermi ai box, A non succede niente, B temo che nelle elezioni politiche di marzo verremo tutti travolti. Dice infatti Pietro: siete tutti credibili dopo che fate le cose, ma sono i maccheroni che riempiono le pance. Questi sono i nostri radioascoltatori che scrivono. Ma ha ragione. Sai, io da sindaco, infatti, cioè, mi piace raccontare che nel comune di Pavia ho dimezzato il numero di dirigenti, che io non ho una segreteria di 30 persone, non ho manco più il direttore generale, ho risparmiato 150.000 euro, non ho un capo di gabinetto, ho un addetto stampa di 27 anni, mi piace dire che le consulenze quando sono arrivate erano 1.500.000, oggi sono 50.000 euro. Mi piace raccontare che ho fatto delle riorganizzazioni, oggi tutti i dipendenti del comune hanno un sistema di valutazione personale. Cioè, noi sindaci possiamo essere portatori di storie concrete, concretissime, e di raccontare ciò che facciamo. Non è veramente tempo di prendere in giro con massimi sistemi il cittadino, perché per fortuna il cittadino capisce. Ecco, il cittadino è importante però che faccia anche un passo in più quando ci sono questi scandali e non si fermi alla rabbia. Anche sul mio Facebook qualcuno ieri mi diceva: io non vado più a votare. No, invece anche il cittadino deve capire che deve fare un passo in più, è mosso da senso civico, e quello guai a perderlo, altrimenti l'hanno vinta gli altri. Informarsi, argomentarsi, capire e cercare di discernere il buono dal cattivo. Certo, gliela rendiamo difficile ai cittadini questa passione politica. Rendiamo difficile, però ricordiamoci che Fiorito aveva il recordman di preferenze, quindi anche quando al cittadino viene data la possibilità di scegliere, a volte la scelta non si basa su temi di virtuosità assoluti, ma anche a volte su un do ut des, cui molti cittadini bisogna riconoscerlo e dirlo, e alcuni episodi ed eventi lo fanno dire, sono abbagliati un po'. No, io sono proprio contrario al sistema delle preferenze. Infatti anch'io sono piuttosto dubbioso sulle preferenze. Le preferenze hanno provocato disastri, diciamo così. Io sono più per gli uninominali, per esempio. Sì. Magari poi possiamo discutere sulla grandezza dei collegi eccetera. Certo è che appunto la legge elettorale comunque non sarà mai perfetta se non è accompagnata anche da un po' di interesse vero dei cittadini. La politica sta facendo di tutto per perderlo, per farglielo perdere, vediamo però di cercare tra tanti episodi negativi anche ogni tanto di raccontare episodi positivi da qualunque parte poi esse siano, perché secondo me anche i vecchi schemi di contrapposizione di parte sono un po' edulcorati e stanno un po' sbiadendosi, per fortuna. Grazie ad Alessandro Cattaneo e grazie di averci regalato il tuo sguardo da pavese sulle vicende invece romane del Lazio, sono sempre complicatissime. Pensa che ci scrive adesso Matteo Rossi e dice: la Polverini che si sarebbe dimessa a ottobre lo si sapeva da marzo scorso, mo parte il complottone, adesso era tutto già scritto, era tutto già successo. Grazie Alessandro, sei ancora in linea? Ciao Alessandro, il sindaco di Pavia, il leader dei formattatori del PDL, uno che a 29 anni veniva eletto sindaco, capito? Insomma, c'è una modalità anche poi di creare il rinnovamento, ma impegnandosi, perché questo è il territorio della politica. Se lo lasciate nel disinteresse vostro, poi diventa il territorio di Batman, capito? L'unico modo per battere i Batman è essere tutti in campo con la propria coscienza civica e attenti a non trasformarvi voi stessi in Batman.